Del settore aerospazio, un'azienda italiana ha saputo consolidare la propria posizione sul mercato e anche crescere con importanti risultati a livello internazionale. Stiamo parlando di ALA, Advanced Logistics for Aerospace, azienda specializzata nella distribuzione di materiale aeronautico e nella fornitura di servizi per i settori aerospaziale ed energia. I vertici del management in questi anni hanno raddoppiato il fatturato dell'azienda, anche grazie all'amministratore delegato Roberto Scaramella, che ha saputo costruire una strategia internazionale per ALA. L'attenzione alla gestione della supply chain e alla qualità, l'idea di squadra, l'importanza che il gruppo dà alle persone che quotidianamente lavorano per comprendere, anticipare e trovare soluzioni ottimizzate alle esigenze dei clienti, si è dimostrata un valore vincente ed è diventata un modello da seguire. Avio News ha intervistato Roberto Scaramella, dal 2015 amministratore delegato di ALA. Scaramella, come nasce ALA? ALA, Advanced Logistics for Aerospace, nasce circa 25 anni fa dall'intuizione di tre soci che in Campania hanno cominciato a sviluppare un'attività di distribuzione service provider di materiale aeronautico. L'azienda è diventata ALA dalla fusione di queste aziende nel 2009 e oggi è una realtà importante non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale, in quanto siamo diventati quarti operatori al mondo nel nostro settore. Cosa fa ALA? ALA non produce, ALA è un distributore, un service provider di materiale aeronautico e quindi sostanzialmente semplifica la supply chain dei suoi clienti. Noi acquisiamo materiale, abbiamo le deleghe sui controlli di qualità, gestiamo lo stock e consentiamo ai nostri clienti sulle loro linee produttive di avere il materiale nei tempi giusti, con la qualità migliore possibile, con un working capital ridotto sostanzialmente a zero e quindi di fatto realizziamo just in time o un embrione di quello che oggi si chiama Industry 4.0. Con la semplificazione di quello che noi facciamo per i nostri clienti, siamo già nella evoluzione, nella semplificazione del processo. Adesso stiamo lavorando sull'automazione di questi processi con dei nuovi sistemi di ERP che ci consentiranno poi di affrontare completamente le sfide del 4.0. Quali sono le dimensioni di ALA e qual è il suo fatturato? Oggi l'azienda fattura circa 130 milioni di euro ed è interessante, anche se siamo attivi sul lavoro quotidiano, guardare anche un po' indietro. Noi solo 3 anni fa avevamo la metà di questo fatturato ed eravamo presenti sostanzialmente soltanto in Italia. Oggi di questo fatturato circa il 50% è fatto all'estero e quindi tutta la crescita che abbiamo avuto è stata al di fuori del perimetro nazionale. Quali sono i player a cui si rivolge ALA? Noi riforniamo le linee produttive dei grandi costruttori di aerei, aerostrutture e motori. Quindi i grandi player internazionali in Italia o all'estero sono i nostri clienti. Storicamente abbiamo lavorato tanto con il cliente Leonardo Finmeccanica, oggi continua a essere un nostro cliente importante, ma con la crescita sui mercati internazionali lavoriamo anche con i grandi player del mondo occidentale, perché questo è un business in cui le grandi costruzioni di aerei e motori si fanno essenzialmente tra Nord Europa, Europa e Stati Uniti. ALA ha recentemente acquistato Stagg. Cosa significa per voi questa acquisizione? Allora, noi oggi abbiamo completato con l'acquisizione del gruppo Stagg, che è un'azienda anglo-francese che abbiamo comprato a giugno dell'anno scorso, abbiamo completato un passo importante, quello dello sviluppo sui mercati nord europei. Negli Stati Uniti eravamo già presenti, ma
con una piattaforma di acquisto sul mercato americano per i clienti europei. Oggi di fatto l'azienda americana la stiamo trasformando in una vera e propria piattaforma anche commerciale per il mercato nordamericano. Quindi oggi siamo presenti in modo significativo sui quattro paesi principali: Italia, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. C'è ancora molto da fare chiaramente in questi paesi, però non abbiamo interrotto la nostra ambizione e quindi continuiamo a guardare altre opportunità di crescita sui mercati in cui siamo presenti e i mercati in cui l'aerospazio sta crescendo molto, sicuramente Cina e sud-est asiatico. Gradualmente analizzeremo anche le opportunità del Middle East e Latin America. Poco tempo fa avete ricevuto un importante riconoscimento in Inghilterra. Ce ne può parlare? Il Dipartimento del Commercio inglese, che in collaborazione con la Borsa italiana, che in joint venture con la Borsa inglese, ci hanno, con nostra piacevole sorpresa, consegnato questo riconoscimento per le attività di M&A svolte da aziende italiane sul mercato inglese nell'ultimo anno. E credo in questo momento, al di là dell'interesse per noi, con la conferma che ci siamo mossi nel modo giusto, è un riconoscimento che anche in un momento difficile dei rapporti internazionali tra paesi, alla fine chi fa business in modo sano e corretto viene individuato, riconosciuto e anche premiato. E noi non siamo particolarmente preoccupati del fenomeno della Brexit nelle forme che potrà avere, che potrà assumere, perché oggi lavoriamo su tutti i mercati internazionali, quindi sia all'interno dell'Europa che all'esterno dell'Europa. È chiaro però che la facilità di collaborazione con un mercato come quello inglese, estremamente importante, potrà cambiare in termini di forma. Essere presenti già in Inghilterra e già all'interno della comunità europea, in Francia e in Italia, ci consente di poter affrontare in modo sereno entrambe le versioni, quella più o meno hard della Brexit. Ci può parlare dell'inaugurazione delle nuove sedi di ALA? Allora, la nostra sede principale è storicamente sempre stata a Napoli, adesso inaugureremo un nuovo headquarter che è sempre a Napoli, da cui coordiniamo le attività nelle varie sedi nazionali e internazionali. La crescita è chiaramente sia in Italia che all'estero. In Italia stiamo guardando all'opportunità di aumentare le nostre sedi operative, c'è un'ipotesi di lavoro in Puglia, mentre già siamo presenti in Piemonte, oltre che evidentemente in Campania. All'estero siamo già in Francia ormai con due stabilimenti, in Inghilterra e negli Stati Uniti con due sedi, e stiamo aprendo sedi commerciali ancora negli Stati Uniti e gradualmente, come dicevo prima, in Cina. Quali sono i progetti futuri dell'azienda? Allora, da un punto di vista, diciamo, del nostro core business, noi stiamo consolidando l'attività con i principali clienti internazionali, cercando di offrire loro più prodotti, più servizi e quindi un miglioramento delle linee produttive. Però ci rendiamo conto che la logistica è percepita come una commodity nel nostro settore industriale e quindi dobbiamo continuare a innovare per evitare che questa percezione prenda forma. La responsabilità di chi è market leader nel suo mercato è questa, di non rallentare questo percorso. E quindi abbiamo avviato, sia internamente che in collaborazione con delle università, la Federico II a Napoli e Roma 3 a Roma, alcuni progetti di sviluppo che riguardano sia l'ottimizzazione ulteriore dei prodotti e dei servizi sulla supply chain, sia anche sperimentazione su nuovi materiali che possono portare delle facilitazioni in termini di prestazioni dei materiali e dei componenti che forniamo ai nostri clienti, sia in termini di costo che in termini appunto di performance. Un altro elemento che ci interessa molto e sul quale stiamo lavorando è quello di forme alternative di produzione di materiali. È abbastanza all'avanguardia la sperimentazione sulla stampa tridimensionale, che nel settore dell'aerospazio è in ritardo rispetto ad altri settori industriali perché ha un processo di certificazione che è ben più lungo di qualunque altra applicazione industriale. Quindi nel nostro mondo dobbiamo, per pensare a delle parti strutturali, anticipare questo processo e accelerarlo, perché altrimenti non saremo nelle condizioni di essere competitivi sui costi rispetto ad altri settori industriali. Quanto è importante per voi il mercato dell'aerospazio in Italia? Allora, l'aerospazio in Italia è un mercato estremamente importante, ma è più importante l'aerospazio da un punto di vista internazionale. Non voglio soffermarmi troppo su questa banalità, ma il tema è questo, che il mercato internazionale dell'aerospazio cresce del 4, anche 6% all'anno, ma non nello stesso modo in ogni singolo mercato.
l'Italia oggi è in una fase di stabilità, se non addirittura di riduzione, mentre il mercato da un punto di vista internazionale continua a crescere. Per affrontarlo in modo completo bisogna avere una piattaforma globale, che è il motivo per cui noi siamo presenti adesso in più paesi e continuiamo a crescere da un punto di vista internazionale. La sfida dell'Italia è importante perché noi abbiamo dei distretti aerospaziali che sono significativi a livello nazionale, ma troppo piccoli a livello internazionale. Quindi occorre stimolare la collaborazione tra questi distretti in modo tale che le aziende che li costituiscono possano essere più competitive su base globale. Nel nostro piccolo, per la parte della supply chain, cerchiamo di farlo spingendo appunto le collaborazioni con i nostri clienti e fornitori e portando questa capacità industriale anche su altri mercati internazionali.